Sindaco, ma dica la verità, lei a questo punto sta contando i giorni alla fine del suo mandato? A dire la verità sì, a dire la verità sì. Io richiamo qualcuno di voi che se avete pure voi, poveracci, correte dappertutto. Tempo di guardare Repubblica Nazionale di ieri. Avete visto i diagrammi dei trasferimenti del governo sulle spese sociali? Cioè ci sono con grande preveggenza, per esempio, il trasferimento per l'integrazione degli immigrati è addirittura zero, quello per il contributo all'affitto bassissimo, quello per i minori arcibasso. E allora, vorrei dirlo anche a chi accusa il comune di non dare, un comune che non ha capacità fiscale, che vive di redditi trasferiti. E appunto i redditi trasferiti sono questi con diciamo, scala a scendere, a diminuire fino ad arrivare a zero, non è certamente facile da amministrare. Sindaco, dopo le vacanze che a questo punto dopo 10 anni le spettano, no? No, io la verità sono già stata assunta dal 1° luglio dai miei due figli come babysitter di 5 ognuno, quindi Però a noi non. riesce un po' difficile credere che poi lei si mette a fare la babysitter, Ma non diciamo. c'è Lei ha dubbio che un. io purtroppo, se sono una che ha sempre dovuto soffrire lo squilibrio fra ciò che mi piacerebbe fare e ciò che riesco a fare, i 2 o 3 desideri particolari, io non ho mai potuto esercitare a fondo e a pieno tempo la mia professione di avvocato. Ho conservato ancora la tuta di mio padre con la quale ho giurato da procuratore e da avvocato. Indossare quella tuta, per esempio, nell'ambito dell'organizzazione che a Roma c'è per difendere le donne violentate, le donne che hanno subito infibulazioni senza contro la loro volontà, per difendere gli immigrati, per difendere i lavoratori licenziati, mi piace da Di che morire. organizzazione? Sto parlando dell'organizzazione che fa capo a Carol Tarantelli, alla moglie di Tarantelli, che è nata come organizzazione del Comune di Roma ai tempi di Veltroni e che è continuata autonomamente. Sto già lavorando in una fondazione che mi intriga moltissimo, messa in piedi da un gruppo di ex parlamentari amiche di Nilde Iotti e dalla figlia di Nilde Iotti, con l'intento di rivalorizzare la figura delle costituenti e attraverso loro la Costituzione. Guardo con la più alta disistima. Sti uguagliuncieli rottamatori, tipo appunto il sindaco di Firenze e cose del genere. Abbiamo fatto anche noi la contestazione a chi ci stava davanti al partito, ma dopo anni di militanza non ne arrivo e butto tutto per aria. Però ho la consapevolezza piena che a 75 anni o uno è nel Parlamento o non ci si ritorna.